Oggi vi presento l'albo illustrato I leoni non mangiano crocchette di André Bouchard, edito da Glifo Edizioni. Niente cani, niente gatti, hanno detto chiaro e tondo mamma e papà. E siccome Clementina è una bambina obbediente, si è portata a casa un leone. Uscendo dal bagno, la mamma di Clementina ha visto il leone e subito ha deciso di farsi un viaggetto, senza nemmeno comprare il biglietto. Ogni giorno Clementina porta a spasso il leone perché faccia i suoi bisogni, ma è difficile convincere un leone a farla in un angolino con discrezione. Un gattone come lui preferisce di gran lunga le lettiere belle grandi. Dopo aver affilato le unghie su platani e semafori, approfitta della passeggiata per sgranchirsi le zampe con un po' di ginnastica. Non è il caso di spendere denari per comprare crocchette e scatolette, il leone se la cava benissimo da solo. A far la spesa dal macellaio ci va da sé. Quel brav'uomo del negoziante lo lascia libero di servirsi al banco senza chiedergli manco un centesimo. Come il macellaio, anche gli altri abitanti del quartiere sono gentili col leone. Eh sì, quando sale sul bus fanno a gara per cedergli il posto. Se volete saperne di più su questa avventura di Clementina e il suo leone, dovete leggere I leoni non mangiano crocchette di André Bouchard, edito da Glifo Edizioni.